Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono di nuovo qui perché al video precedente che ho fatto dove vi mostro gli accessori che mantengo in questa moto e gli accessori che sposterò nella nuova moto, c'è stato un cambiamento. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e attivate la campanella. E andiamo con la sigla. Come ho detto prima, ho cambiato idea su alcune cose. Ho deciso di vendere sia le borse della SV Motec sia anche lo scarico, perché ho deciso di mettere uno scarico un po' diverso nella nuova moto che metterò. Sarà sempre comunque un 2 in 1, della Bassani, poi lo vedrete quando arriverà e quando lo monterò nella nuova moto. Quindi ho deciso di vendere questi due accessori che avevo detto che prima non vendevo. Oltre a quello, ho deciso di vendere anche il mio casco della 70 Helmet, personalizzato con il teschio, e in regalo anche gli occhiali della Baruffaldi con le mascherine di ricambio. Mi sembra che ce l'abbia due o tre, una nera, una arancione e una gialla, per il sole. Lo scarico della Vance 9, se lo conoscete, è il modello, quello che va in su, che si chiama Up Suite. Scarico molto bello secondo me come linea, questa moto ci sta veramente bene. Ha i suoi segni, diciamo, di usura, ma è, secondo me è proprio il bello di questo scarico, che ha queste, diciamo, aloni di vari colori nell'acciaio. E secondo me è proprio il suo bello di questo scarico. Per quanto riguarda lo scarico, naturalmente dal video non sarà proprio reale, però ho messo il microfono qui sotto e adesso vi farò sentire un po' il sound di questo scarico. Io non so come si è sentito nel video, però devo dire che questo sound è veramente spettacolare. Soprattutto il rilascio fa delle scoregge spettacolari. È veramente un bello scarico. Mi dispiace veramente tantissimo di venderlo, ma purtroppo non è, nella nuova moto non ci sta. Le borse della SV Motec, anche queste, qualche segno di usura naturalmente, perché comunque le ho usate molto, però molto comode. Qui, insieme a queste borse, oltre naturalmente gli attacchi e le viti anche per metterci il CC bar e tutto, dentro ci sono due sacchetti per quando piove. Sono dei sacchetti idrorepellenti, anche se le borse sono abbastanza idrorepellenti, ma sono dei sacchetti ulteriori che tu puoi inserire dentro e tirare fuori all'occorrenza. Naturalmente sono complete anche le due buste in juta per proteggere le borse. Vendo anche il casco della 70 Helmets, secondo me è un casco molto bello, ed è anche la versione con il dentro rosso con la pelle premium. Molto bello, l'ho anche pulito da poco, l'ho anche disinfettato da poco. Quindi un oggetto veramente molto bello. La taglia è una taglia, ve lo dico subito, S2 55,5-57, dovrebbe essere la circonferenza della testa. Quindi ragazzi, se vi interessa acquistare uno di questi accessori o tutte e tre, quello che volete, potete scrivermi qui su YouTube o magari nella mia email, tanto la sapete, infotesterimoto@gmail.com, o sul mio Instagram testerimoto_official. Mi scrivete, io mi metterò in contatto con voi e
e troviamo un accordo, vi dirò il prezzo, vi dirò tutto, non lo dirò qui adesso su YouTube perché non va bene. Quindi in privato vi dirò il prezzo e le modalità di consegna nel caso. Bene ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video, ciao, buona strada.